Con molta felicità, riconsegniamo questa struttura importante, il centro polivalente di Via Fontana Vecchia, non tanto e non soltanto al centro calabrese di solidarietà, ma soprattutto alla città di Catanzaro. Questo è stato un luogo importante per l'aggregazione giovanile, per la nascita e lo sviluppo di un fermento nel centro della città, per la prevenzione del disagio, che era chiuso da alcuni anni. Era stata inserita dalla precedente amministrazione in agenda urbana. Questa amministrazione può con orgoglio dire di aver fatto tutto quello che poteva e doveva per rispettare i tempi di consegna del centro, che non è una cosa del tutto irrilevante nel nostro paese, anzi con un pochino d'anticipo, visto che i tempi di agenda urbana sono il 31 dicembre del 2023, noi riconsegniamo oggi e riparte oggi l'esperienza del centro polivalente. Abbiamo fatto però anche qualcosa in più. Siccome noi riteniamo che sia molto importante la riqualificazione delle strutture, il sostegno al terzo settore, riteniamo anche però che tutti questi interventi debbano essere sempre accompagnati dalla loro sostenibilità. E quindi abbiamo con il Fondo Sociale dato delle risorse al centro per poter svolgere delle attività importanti sull'inclusione. Quindi il centro torna ristrutturato soprattutto sotto i suoi profili strutturali di agibilità al centro calabrese, tornerà ad ospitare sicuramente manifestazioni giovanili, ma oggi anche ha la forza per ospitare alcuni progetti di inclusione sociale che il centro calabrese con la sua esperienza e con la sua competenza svilupperà nel migliore dei modi. L'attività che si è svolta in passato è sicuramente quella dell'aggregazione giovanile e del contrasto alla tossicodipendenza fondamentalmente, ma alla povertà educativa in assoluto. È stato un luogo importante perché i giovani si sono ritrovati e hanno costruito culture qui dentro, quindi è quello che vogliamo rifare. Noi vogliamo che i giovani abbiano un luogo da dove partire per costruire cultura, una cultura che non posso inventarmi io per loro, ma che devono essere loro gli autori di questa loro stessa cultura. E forse se li chiamiamo a diventare soggetti della loro vita, forse miglioreremo molto anche la nostra di vita, perché finalmente avremo delle spinte che non ci aspettiamo da persone che stanno e abitano il mondo in maniera diversa da come l'abbiamo abitato fino adesso noi. Quindi riprendiamo con grande voglia, con grande forza e soprattutto ci è mancato questo centro, ecco, ci è molto mancato. Quindi adesso finalmente sì, questa mancanza viene tamponata, improvvisamente torna il bello. Ma con l'FSE, col Fondo Sociale Europeo, abbiamo ipotizzato invece i molti laboratori che si faranno e i molti momenti aggregativi che ci saranno, anche insieme ad altre strutture del territorio, perché quello che piace al centro non è di essere unico e solo, ma di essere e costruire una rete che permetta poi la crescita totale del territorio. Non è importante che cresca il centro, è importante che crescano i territori e questo territorio per noi è importante, è la nostra casa. Io non penso che sia solo la periferia in questo momento in sofferenza. L'aumento dei suicidi e l'aumento della depressione ci dicono moltissimo sul come stanno i nostri ragazzi. Quindi il problema è sì, non saranno poveri i ragazzi del centro, non avranno mancanza di cibo e non avranno una povertà educativa, ma sicuramente c'è una sofferenza e anche quella è importante che trovi una risposta. A parte il fatto che il centro, se funzioneranno gli spostamenti dalla periferia al centro, può diventare anche una risposta per le periferie. Noi chiediamo da più volte, da più parti, che le periferie hanno bisogno di mezzi pubblici, perché per poter far sì che una periferia smetta di essere una periferia bisogna necessariamente far sì che ci sia la possibilità di avvicinarsi ai luoghi dove la cultura avviene. Sì, in realtà già da qualche settimana noi abbiamo attivato anche se ancora non era finito lo spazio, abbiamo iniziato a lavorarci dentro.
All'interno di questo finanziamento che ha consentito la risoluzione dello spazio di agenda urbana, noi abbiamo previsto anche una parte dedicata proprio alle attività, in particolare di inclusione, nello specifico in favore di famiglie e minori. Quindi ci stiamo realizzando insieme ai partner di questo progetto, che sono la Fondazione L'Albero della Vita e la cooperativa Zerapoti, già progetti che sono in qualche modo di welfare in accompagnamento a quello che è il lavoro che i servizi sociali del comune stanno realizzando, quindi progetti di sostegno alla genitorialità, di promozione del benessere in adolescenza, di supporto e recupero scolastico con le fasce più piccole della popolazione, ma anche progetti che vanno un po' incontro al disagio nelle sue forme, diciamo, più conclamate. Quindi lavoriamo anche nell'ambito della violenza di genere, nell'ambito della dispersione scolastica e nell'ambito degli abusi e delle dipendenze, che poi è un po' il grande cavallo di battaglia del centro calabrese, che inizia dalla prevenzione e poi porta al lavoro che noi storicamente facciamo in comunità. Questo posto vuole essere un'eccellenza dell'educazione nel nostro territorio. Mi fa piacere ricordare quando persone di città più blasonate di Catanzaro, anche delle grandi metropoli calabresi e italiane, e non solo, sono venute qua a dire: magari ce l'avessimo da noi questa cosa, no? Persone di Milano, di Parigi, che dicevano: magari l'avessimo da noi una cosa del genere. Ecco, vuole ricominciare ad essere un posto di cui essere orgogliosi, quindi un posto vivo, un posto in cui possono starci le famiglie, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, ovviamente rivolto prevalentemente a un pubblico di giovani. Gradualmente si trasformerà quotidianamente, come è sempre stato, perché il luogo è importante, ma come è vissuto il luogo è ancora più importante. E quindi cercheremo di ridargli giorno per giorno una nuova veste, una nuova identità, sempre con l'idea che non è un posto del centro calabrese, ma è un posto della città di Catanzaro e dei ragazzi della città di Catanzaro.